si pensa a tutti i torti subiti, tutte le offese, tutto quello che magari hanno detto di noi non vero, tutto ci fosse la testa, impazzirebbe, è un prodigio di dimenticanza, per poi dimenticare una sconfitta. Una volta lo dissi, appunto, il gioco dei pacchi a fare poi, era una signora che fino all'ultimo ha pensato di vincere una cifra straordinaria. Mi venne in mente quella cosa di Adamelli, perché ha dato inizio di concentrismo, dicendole, appunto, cercando sempre, perché pure in un giochetto delle 9 di sera ce la puoi mettere una frase, non è peccato dire una cosa di una poetessa delle più grandi al mondo. È un prodigio di dimenticanza, perché se tu rimani là con quel cadeo fisso non se ne esce più, no? Se rischia di impazzire. Quindi sì, dimenticare, altri lo dico in un'altra maniera, la felicità è l'interruzione, il tempo di interruzione tra un dolore e l'altro, che è una visione un po' plumbea della vita, ma la puoi anche rigirare. Noi per esempio ci completiamo, lui la vede sempre al bello, io la vedo sempre al nero scuro, così, e perché ho preso da mio padre, Sicilia, Pirandello, Sciascia, cioè, per fortuna c'è anche la parte di quella luminosa, un po' di mia mamma, che invece mi ha sempre, come dire, spinto agli incontri, alla vita, i mestieri, che da fatto loro si sono molto, come dire, risentiti, ma in realtà è colpa loro, cioè, hanno portato all'opera a 5 anni, a terra a 6, la musica, mia madre cantava, faceva le imitazioni, papà era un grande, severissimo, ma era un grande raccontatore di aneddoti di quello che succedeva in ospedale. Piano piano respiri quel mondo, ho detto, pure colpa vostra, magari non dire mandarmi a dormire. Presto, dopo Carosello, io tanto lo sentivo da lontano, e comunque è una cosa, ripeto, sono la prova provata, e anche con, come dire, le persone.